Giocattoli per tutti i piccoli degenti del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pescara diretto dalla dottoressa Rita Greco. Ieri pomeriggio, così come in altri nosocomi abruzzesi, nell'ambito della campagna Io Dono promossa da Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. In corsia i remaggi, impersonati da alcuni giovani e numerosi rappresentanti politici e di associazioni del territorio, per regalare, oltre a tanti giocattoli, anche tanti sorrisi a decine di bambini ricoverati. Oltre al responsabile regionale di Gioventù Nazionale Roberto Miscia, hanno partecipato all'evento il capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia Guerrino Testa, l'assessore al Comune di Pescara Maria Rita Paone Sacconi, la responsabile del Dipartimento Famiglie e Valori di Fratelli d'Italia Carola Profeta, la consigliera comunale Zaira Zamparelli e il coordinatore e vice coordinatore di Pescara di Fratelli d'Italia Roberto Caroto e Bruno Ciuffetelli. I magi hanno salutato tutti i bambini recandosi nelle stanze di degenza per chi non si poteva alzare e poi nella stanza dei giochi dove si sono intrattenuti spiegando ai bambini che nel seguire la stella cometa i magi si sono voluti fermare a salutare i piccoli ricoverati, regalando loro un momento di gioia e allegria. Grande è stata la sorpresa perché è la prima volta che i bambini vedevano questi meravigliosi personaggi del presepe dal vivo e da così vicino. Fratelli d'Italia, da sempre grande difensore delle nostre radici cristiane, si legge in una nota, ha voluto coerentemente festeggiare l'Epifania con i loro protagonisti, Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, che portano in dono loro l'incenso e la mirra, rispettivamente simboli della regalità, divinità e caducità di Gesù bambino, rappresentano lo stupore del Dio vivente che si manifesta all'umanità. Un ringraziamento speciale al primario del reparto, alla dottoressa Rita Greco, a tutti i medici, gli infermieri e al personale sanitario che con grande abnegazione, si legge ancora nella nota, e passione, svolgono ogni giorno il mestiere più importante, soprattutto quando i malati sono così piccoli.